Arnaldo Dante Marianacci, un premio importante quello ricevuto qui a Penne, Internazionale Città di Penne, per la sua comunque abruzzesità che ha sempre cercato di mantenere nei suoi lunghi viaggi e nella sua lunga carriera di cultura. Nel mio lavoro professionale di consigliere culturale, dirigente culturale del Ministero degli Affari Esteri, sarò quello di promuovere l'Italia, ma naturalmente, essendo abruzzese, un occhio particolare alla cultura abruzzese l'ho sempre avuto, ai personaggi della cultura abruzzese, alle tradizioni abruzzese, ma anche all'attualità. Questo premio mi è particolarmente gradito, non solo perché è un premio importante, prestigioso, si dà in una città dove io ho iniziato anche i miei primi passi da critico letterario, infatti facevo parte il primo anno della giuria di saggistica del premio Prenne, che allora era presieduto da Ettore Paratore ed era organizzato da un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, Igino Creati. E quindi sono molto felice di essere qui a Penne, di aver ricevuto questo premio. Per l'orgoglio abruzzese, perché in effetti io in giro per il mondo sono stato sempre orgoglioso di essere abruzzese e ho cercato quando ho potuto di far conoscere l'Abruzzo e anche di aiutare l'Abruzzo. Per esempio ricordo quando ci fu il terremoto dell'Aquila ed ero a Vienna, organizzai ben 10 concerti. Vienna è la capitale mondiale della musica classica. Organizzai 10 concerti per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal terremoto.